Buongiorno, buongiorno, ragazzi, oggi inizia così, con la gamba fasciata, eccola dal vivo, e alla fine c'ho un buco della Madonna nel ginocchio. C'è poco da ridere, puttanassa, boiassa. Franca non mi ha voluto dare i punti, quindi proviamo così oggi, vediamo Perché come non ho va. il filo nero, Non ha il ci filo nero. serve il nero Peccato, per io cambiare. volevo nero e arancione per cucirmi bene. Adesso la teniamo così e vediamo di provare a partire e vedere come va. Adesso. Allora, siamo qua, ragazzi, pronti per la quarta tappa. Quarta tappa, 75 km, un 2006 dislivello. Abbiamo oggi io, in realtà io, il problema è tutto io, a parte la leva rotta del freno, il ginocchio col buco che non so quanto riuscirò a piegare bene all'inizio. Abbiamo anche un'altra novità, mi si è rotta una razza, quindi c'è la ruota che fa così, svanvera, e per oggi la teniamo così, non c'è male, vai, non vedo l'ora di finirla sta tappa. Però abbiamo preso tutti i medicamenti per il mio ginocchio, per stasera facciamo una robina che neanche il pronto soccorso migliore faranno. Signori, oggi mi sa che andremo a risparmio, però godetevi questo spettacolo di lago. Paura, bellissimo. Oggi lì, oggi non si attacca. Forse domani o forse dopo. Tosta, è lunga. Ginocchio, una volta che tiro su, punge. Vabbè. Amen, dai. Forza. Per la cronaca era il lago di Carezza. Carezza, con le Z. Sai cosa fa Franca adesso? Le carezze. Si tocca. A lui si eccita così, si tocca il capezzolo in salita Ah, il lago e di dopo Carezza. accelera di brutto. Si fa le carezzine. Andiamo, porco due. Oggi, raga, è anche caldo. Siamo a circa 800 metri, una trentina di chilometri. Franca ha bruciato. Sento puzza di motore rotto. Ma dopo MacGyver lo aggiusta. Sono inchiodate le gambe di legno? Sono Quindi togliamo subito le immagini e censuriamo. Pip 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 pip.